Buongiorno, bentornati, il Tecno Quotidiano oggi, una sola startup però davvero di peso importante, tra l'altro l'avete vista sul palco delle Talent Tech Week, c'è stato un momento, vuol dire, di grandissimo interesse anche degli ospiti delle officine Candidazioni, quando sul palco un giorno è salito Giuseppe Sciocchi, benvenuto, Giuseppe, ci sei, ecco. Ciao. Ciao, come stai? Molto bene, piacere di rivederti e vuol dire che quella tua apparizione sul palco della GR è stato un interesse pazzesco anche per tanti altri media, la televisione, giornali e anche sono tutti saliti alla fine ad assaggiare la carne vegetale o sacale del sangue. E io ti voglio dire che era da parecchio. Mi stai usando come testa di 3 anni fa, ad assaggiare, l'ho riassaggiato adesso. Sì, sta migliorando moltissimo e davvero le ultime volte che abbiamo presentato sembra che già anche esperti del settore siano interessati e sembri che qualcosa interessante stia arrivando. Per cui abbiamo fatto sullo stage con il direttore di Google, con te, ma anche con grandi chef qui a Barcellona con cui collaboriamo e sono molto sorpresi anche personalità importanti della gastronomia. Quindi diciamo che stanno riuscendo a realizzare proteine vegetali, tale carne buona, stampata con altra stampante la regolare che aveva creato. E abbiamo di fare una cosa tanto importante che quello che abbiamo visto a Luca Palco ha avuto un fortissimo focus sulla sostenibilità ambientale e l'ambiente. Io questi giorni sono venuto veramente a me proprio in tardi, guardando un bellissimo libro di John Lafleur, si chiama Sostenibilità in Cina, dove dice che il contrasto al cambiamento climatico si fa sì con le energie rinnovabili, insieme al CO2, si fa anche cambiare il modo di mangiare. C'è un'importante questione che riguarda anche noi, riguarda le altre, riguarda i governi e le aziende, quello che mangiamo riguarda il nostro contributo, può essere su questo. Sì, io penso che lavorare nel settore delle proteine alternative è un'opportunità perché secondo me è la maniera più diretta per contribuire sia a evitare la distruzione della biodiversità. Immaginiamo per esempio le aree tropicali del pianeta, il 41% della deforestazione viene da lì, il 41%, quasi la metà viene dall'industria della carne e anche per ovviamente il cambio climatico, perché il metano prodotto dalle vacche ma anche dal CO2 è terribile. Sì, tra l'altro il punto non è demonizzare la carne, come spiega bene anche Giano Castello fuori nel libro, ma gli allevamenti intensivi, cioè tutto quello che lo rende così impattante sull'ambiente, anche con qualità tra l'altro peggiore di carne, impatti sulla salute, e quel modo di vivere l'industria della carne che è sbagliato, non è la carne in sé, è quello che fai con la tua... non so se chiamata invenzione, con la tua nuova meat, è creare un tipo di carne che non ha nessun impatto sull'ambiente, anzi che ha un impatto positivo ovviamente. Sì, esattamente, stiamo studiando, perché la mia più grande preoccupazione è che quando riusciamo a scalare, andare più in là delle stampanti 3D e scalare su grande produzione industriale, essere sicuri che scegliere ingredienti che siano interessanti adesso ma anche per i prossimi anni. Per esempio stiamo studiando le alghe, perché c'è un grandissimo potenziale, no, nell'oceano, in cui possiamo farlo in una forma equilibrata, trovando spazi che magari utilizzando macroalghe come il kelp, che non sono una distruzione per... Quindi trasformare le alghe in una carne, in un hamburger, una bistecca o quello che sia? Inizialmente in una fonte o proteica o di carboidrati e poi da lì usarli come ingredienti. Oggi l'ingrediente fondamentale sono le proteine dei piselli? Sì, proteine di piselli gialli, un tipico diciamo ingrediente che usa Beyond Meat per fare i loro hamburger che stanno di carne, per cui noi che lavoriamo sulla tecnologia questa per creare la struttura fibrosa, ci siamo basati su quello che già esisteva prima, che è la conoscenza del sapore, di come ottenere queste molecole che sono davvero simili ma che vengono da ingredienti proteici che sono delle piante, ma abbiamo una novità anche da raccontare. Vai, dimmela. La prima volta siamo riusciti a fare un, lo chiamo io, super ibrido, siamo riusciti a incorporare, per dimostrare la flessibilità, non solo fare un'alternativa alla carne, ma andare più in là e creare il mangiare del futuro, siamo riusciti a fare un super ibrido che contiene allo stesso tempo proteine che vengono da piante, siamo riusciti a farlo da alghe, nello stesso prodotto,
batteri, funghi e cellule, quindi estratti di cellule animali. Per la prima volta nessuna azienda nel mondo è riuscita a incorporare gli ingredienti di tutti e cinque i regni diciamo, dei viventi, degli esseri viventi. E il risultato? Risultato, sinceramente, abbiamo fatto un mescolone, per cui adesso bisogna un po' aiutarlo. Non mi ricordo nemmeno come sapeva, si vede che non era gran cosa, ma lavorando con gli chef poi si sceglie l'alga giusta, il batterio giusta. È una dimostrazione di flessibilità. Cosa vuol dire? Che adesso si fa una cosa esattamente simile alla carne e più avanti si fa qualcosa di diverso dove si utilizzano ingredienti funzionali per creare qualcosa di diverso che non esiste, perché non è solo scienza, non è solo cercare di fare qualcosa di buono per il pianeta. Allo stesso tempo è arte, creare qualcosa, perché la gastronomia è scienza e arte, quindi combinare le due è interessante per noi Novamit, ma in generale per il settore. Mi dicono che si sente malissimo il mio microfono. Sì, boh, tu mi senti male? Io adesso ti sento bene, quindi mi sentivo malissimo. Adesso meglio? Sì, molto Boh, meglio. ho visto dei commenti che mi dicono che ci sono dei problemi di microfono. Me ne scuso, speriamo che migliori questa cosa. Senti, c'è ovviamente un po' di diffidenza verso questo tipo di prodotti alimentari, soprattutto delle persone che hanno più anni, diciamo, da me in su. E tra le nuove generazioni che sperate di avere più, diciamo, più successo, più apertura? Sì, allora secondo me l'Italia poi è un paese come la Spagna dove normalmente è basata qua a Barcellona, sono paesi che sono considerati i paesi più sani del mondo. Numero uno la Spagna, numero due l'Italia nei paesi più sani del mondo secondo l'ultimo Bloomberg Health Index. Per cui dimostrare che qualcosa di nuovo è buono per il pianeta, buono per la salute, ma in più deve avere un'esperienza simile a quella della carne è complicato, soprattutto in Italia, soprattutto nel Mediterraneo. Però io penso che è così importante lavorare con i grandi chef per creare una specie di Tesla Roadster, no? Una specie di. Sai, le Tesla, le persone all'inizio non le sceglievano perché erano macchine elettriche Certo. come era un Prius, lo sceglievano perché andava da 0 a 100 in 2 secondi. Tu non potevi comprarti un Bugatti o un Lamborghini, potevi pagare 1 milione e non arrivavi da 0 a 100 in 2 secondi. Infatti, molti investitori del settore climate, adesso con la tua avventura che ti stai lanciando di più, sempre di più nel settore dell'ambiente. Gli investitori dei climate tech, loro non investono se una cosa è buona per l'ambiente, investono se è buona per l'ambiente e allo stesso tempo è Assolutamente sì. superiore a quella esistente che può essere È o vero, non basta che sia buona per suolo. l'ambiente, deve essere migliore di quello che c'è in giro. Assolutamente sì, questa è la chiave del successo. Se ti hai parlato di investitori, oramai gli investimenti in startup e non solo in startup si stanno spostando tantissimo sui temi della sostenibilità. E è diventato più facile raccogliere capitali di rischio, come si chiama, venture capital, anche per le aziende come la tua? Sì, nonostante in Europa abbiamo un sistema di VC allo stesso tempo tradizionale, molto basato su investitori che i fondi di investimento che ricevono soldi dal governo o da grandi corporate, quindi sono un po' bloccati nel passato e dall'altro lato l'Europa non può competere ancora con sistemi maturi come Silicon Valley, ma anche la zona di Boston, la zona di New York o Israele. Lo dico Ma anche Israele, chiaramente. appunto in Israele c'è moltissima attenzione su questo tema del cibo del futuro. E lì è stato proprio il governo che ha detto vogliamo essere un hub delle proteine alternative, anzi il primo ministro Netanyahu prima di lasciare ha provato la prima carne cellulare, lui l'ha provata direttamente in un laboratorio, e perché Israele, Singapore e la zona del Middle East, quindi Dubai e anche Abu Dhabi eccetera, non hanno produzione del mangiare, per cui loro cercano sempre nu nuove tecnologie come vertical farming, come avere proteine di insetti, come avere proteine, per esempio, dalle alghe in zone magari desertiche, o per esempio proteine alternative che sono magari si possono coltivare lì, ma non si può coltivare, per esempio, il mangime per le vacche e le vacche, diciamo, allevarle. E da parte delle istituzioni in Spagna e in Italia, perché tu nonostante l'accento sei italiano, c'è la stessa apertura? Spagna e Italia sono simili, però se guardiamo i dati di VC, di Venture Capital, l'Italia è peggio della Spagna, abbastanza peggio della Spagna. Io Sì, una lo volta mi so. ricordo quando stavo cercando di prendere diciamo, finanziamenti per questo round, che fra poco pubblicheremo insieme, ok? Manca proprio poco. Adesso io ho dei documenti firmati che non posso parlare, ma stanno tutto bene. E mi ricordo che ho studiato il settore di food tech, proprio del nostro settore, e mi sono reso conto che a Silicon Valley c'erano 100 volte più capitale dell'Italia intera. Questo vuol dire che per me andare per strada e cercare un investitore era 100 volte più difficile. Sembra facile dirlo, ma
diciamo che io e te camminiamo sul marciapiede e tu hai il doppio di possibilità di trovare 100 euro per terra. Immagina che tu hai 100 volte più possibilità di trovare 100 euro per terra. Non c'è gioco, certo. Non c'è partita. Meno male che noi siamo bravi, facciamo miracoli con le 7 persone finché ci arriva i soldi tra pubblici. Bene, quindi il round è imminente, diciamo così. Imminente sì, quando può parlarne fra pochissimo, magari meno di un mese ne parleremo e finalmente giocheremo nella stessa partita, perché è davvero un peccato che io debba giocare come con le scarpe di festa e contro il Real Madrid con le scarpe di festa. Senti, tu sei basato a Barcellona, c'è l'ipotesi di cominciare a fare qualche sperimentazione in qualche posto, in qualche ristorante anche in Italia? Sì, io sto contattando i grandi ristoranti italiani, come questa strategia spiegata del Tesla Roadster, per iniziare a far vedere che le persone, diciamo, vogliono provare questo prodotto non perché è un sacrificio, un'alternativa, vabbè, è una finta. Perché è buono. Perché è buono e soprattutto perché c'è una cosa psicologica. Se tu vedi che lo fa, non so, per esempio in Italia Bottura, dici, cavolo, anche io vorrei andare, però non posso. Hai provato con Massimo Bottura? Hai provato con Massimo? No, so che Massimo ci conosce bene, però sono andato a Modena un'altra volta, semplicemente sono passato davanti alla strada, ho visto la porta, ho visto che era chiuso perché ho sbagliato l'orario, ho preso una multa gigante da 75 euro perché ho scoperto dopo che non potevo passare da lì, però sì, ci tornerò. E guardate, Steve Jobs, quando all'inizio di Apple andava a chiamare lui, il direttore di HP, sapete che è conosciuto Steve Jobs perché la cosa diceva quando all'inizio lui chiamava i grandi, per chiedere un po' di partecipare, di aiutare. Ma anche quando Steve Jobs chiese a Carlo De Benedetti, che ai tempi guidava Olivetti, di investire nella Apple, che era all'inizio, gli venne risposto che lui e Steve Wozniak erano due scappati di casa praticamente e non investimmo nella Apple. Microsoft dopo ha investito, giusto, in Apple? Quando quindi è cambiato qualcosa, diciamo così. Senti, quindi diciamo che sei anche alla ricerca di partner in Italia, volendo. Sì, io voglio creare un polo mediterraneo, perché davvero è un peccato che abbiamo una gastronomia eccellente, gli ingredienti migliori, gli chef più incredibili del mondo e dobbiamo lasciare fare le Ferrari, diciamo, agli Stati Uniti e all'Asia, se abbiamo qua il talento, la cultura gastronomica, eccetera. Il problema è non aver paura dell'innovazione. Poi abbiamo... Senti, ma come nel settore dell'auto adesso tutte le case automobilistiche si sono riconvertite all'elettrico, no? Tra l'altro spingono solo l'elettrico, quando ancora forse è troppo presto per comprarlo, visto il numero di colonnine che ci stanno per le ricariche. C'è qualche azienda invece del settore della carne che può essere interessata a vedere che succede in questo settore e che può collaborare con te? Sì, sì, moltissime. Dovete sapere che le più grandi del mondo, JBS, la più grande del mondo del Brasile, ha comprato Vivera, la terza maggior produttrice di plant-based meat in Europa. E Vivera prima era una produttrice di carne, si è convertita a plant-based e Vivera l'ha comprata, scusatemi, JBS l'ha comprata per 300 milioni. Cargill ha investito in la proteina dei piselli gialli, ha investito 75 milioni in Puris, che è una produttrice di piselli gialli, ha investito anche nel settore in diverse aziende, start-up, e l'altra gigante... Tyson Foods ha investito, molto famoso perché ha investito in Beyond Meat. Poi hanno fatto lo sbaglio, hanno lasciato gli stock diciamo, appena prima dell'IPO, del lancio sul Nasdaq di Beyond Meat, hanno mollato le azioni e hanno fatto una figuraccia. Allora, il nostro tempo è finito, adesso è il momento del tuo pitch. Tu ne hai fatti tanti, immagina in questo momento, visto che ne hai fatti tanti e hai appena chiuso un round, quindi l'ho dovuto raccontare. Prova a raccontarti anche agli italiani, no? In modo da capire se in questo paese puoi trovare o degli investitori o dei partner per far crescere Novamit, che come sai oramai io ti seguo praticamente dalla nascita della tua azienda. E resto dietro per 3 minuti e ti ascolto. Allora, secondo me la cosa è semplice. Noi a Novamit e nel settore delle proteine alternative facciamo quello che facciamo in ogni caso. Non abbiamo bisogno di persone che... ci dicano se stiamo sulla strada giusta o no, perché abbiamo raccolto così tanti dati che dimostrano che le 4 maniere più facili per salvare la biodiversità sono: 1. Transizione a energie rinnovabili, 2. Fermare immediatamente la deforestazione, 3. Fermare la overfishing, quindi la sovrapesca, e 4. Una transizione a una dieta predominantemente basata su vegetali. Per cui noi lo vediamo chiarissimo e in America, in Cina, in Giappone, anche nel Middle East è chiarissimo. Noi ci piacerebbe avere supporto dell'ecosistema italiano
io sarebbe davvero un piacere. E non, noi pensiamo che Nova Meet andrà molto bene, pensiamo che andrà benissimo in ogni caso, però non vogliamo fare come Cristoforo Colombo, che è dovuto andare a cercare i soldi da Isabella Cattolica a Granada per andare poi a scoprire l'America. Non vogliamo fare come Leonardo da Vinci, che è andato poi alla reggia del re di Francia perché ha dovuto lasciare l'Italia. Non vogliamo fare come Marco Polo, che è dovuto andare in Cina e poi ha creato da solo la Via della Seta. Noi pensiamo che il settore cresce così tanto che, anche se a uno non interessa l'ambiente direttamente, sicuro che ai suoi figli sì, e anche se a uno non interessa la biodiversità direttamente, l'impatto direttamente. Per cui penso che è così ovvio, e è una cosa che noi non cerchiamo di attaccare il sistema della carne. Pensiamo che una transizione che sta succedendo non è questione di se, è solo questione di quando. È come passare dai cavalli alle macchine. A uno gli possono piacere i cavalli, però purtroppo, o per fortuna, siamo passati dalle macchine ai cavalli. Passeremo dalla carne, che è un disastro per l'ambiente, per la biodiversità, alle proteine alternative, alle carne alternative. Preferiamo farlo di buona qualità e lavorando con grandi partner, soprattutto in Italia, anche qui a Barcellona dove siamo basati, nell'area mediterranea. Per cui sarebbe un piacere lavorare con il più possibile con l'Italia e attraverso le reti che ci proporrete. Bene, grazie, grazie, ti seguiremo. Tra l'altro aspettiamo a questo punto la notizia del round di cui ci stai parlando oramai da un po' di tempo, quindi vuol dire questi investitori che arrivano per far crescere Nova Meet. Io spero che il mio audio sia migliorato nel frattempo. Mi sentivi bene? Io ti sentivo bene, ti sentivo malissimo all'inizio, però meno male che io penso che mi sentivano bene, quindi qualcosa si è capito all'inizio. No, io ho visto che online dicevano che il mio microfono era pessimo, speriamo di averlo migliorato, mi scuso con tutti per il disagio. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo, ci vediamo domani, grazie.